Ho il piacere oggi di dare il benvenuto a Patrizia Baldi del CEDEC. Siamo ospiti alla Casa della Memoria, siamo Tracce, associazione culturale, per il progetto 2 Dentro ad un fuoco che avrà luogo il prossimo 10 di giugno. Allora diamo il benvenuto a Patrizia Baldi e vedremo insieme a lei gli oggetti che ha portato, gli oggetti, i libri, addirittura delle voci per raccontare che cos'è il CEDEC. Benvenuta. Buongiorno Rosario e buongiorno a chi in questo momento ci sta seguendo. È veramente un piacere, oltre che un onore, partecipare a questo progetto come fondazione e oltre che personalmente, ecco, quindi grazie. Grazie a te veramente. Da quale oggetto vuoi partire per raccontarci che cos'è il CEDEC? È un oggetto che ci riporta alle origini del nostro istituto. Sto estraendo da questa busta uno dei documenti, dei primi documenti della storia della nostra, del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea. Scusate. Ecco qua, aspetta, era già strappato. È un disco vinile del 1955, è stato registrato in occasione dell'anniversario del rastrellamento del ghetto di Roma. Si tratta appunto di un racconto corale in cui le voci dei, allora si diceva reduci, si alternano, e l'intento è quello proprio di ripercorrere, partendo dal 16 ottobre, quello che è stato il dramma della deportazione degli ebrei italiani. Tratta appunto di un progetto, di uno dei primi progetti di raccolta di testimonianze, che diventerà poi veramente una delle attività peculiari della fondazione, quello che poi andrà a costituire l'archivio di storia orale del Centro Documentazione Ebraica Contemporanea. Il nostro istituto è nato a Venezia nel 1955 per iniziativa della Federazione Giovanile Ebraica d'Italia. In realtà il Libro della Memoria è uno dei prodotti della ricerca sui deportati ebrei italiani e sui deportati ebrei dall'Italia. Questo testo, l'ultima edizione di questo testo è stata pubblicata nel 2002, ma la ricerca è andata avanti e anche la pubblicazione, che è passata poi, come dicevamo, su altri supporti. In questo caso parliamo di pubblicazioni su portali, anche i portali hanno la loro storia, e quindi siamo passati dai nomi della Shoah alla CEDEC Digital Library, che è la nostra piattaforma di consultazione, e lì vengono costantemente aggiornate le ricerche. E sì, le ricerche sono state appunto dirette e condotte da Liliana Picciotto, che prosegue appunto nel suo lavoro di ricerca. Poi il cuore della ricerca è l'elenco degli ebrei deportati dall'Italia sotto il governo della Repubblica Sociale Italiana e l'occupazione tedesca. E qui sono riportate i nomi, i cognomi, i dati anagrafici e le vicende di deportazione di ogni persona che è stata travolta dalla Shoah in Italia. Quindi noi, diciamo, non consegniamo solamente la memoria degli eventi, ma noi consegniamo la documentazione degli eventi, le tracce materiali degli eventi. E
E questo è l'impegno della fondazione. Ho poi svolto altre ricerche, altri progetti su chi si è salvato, sempre nel periodo della persecuzione. Si è salvato in Italia o è riuscito a riparare in Svizzera tra il 1943 e il 1945, ed è attualmente in corso un'altra ricerca invece che riguarda la partecipazione alla resistenza, appunto, sui partigiani ebrei.